Nel complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro, la scuola di alta formazione dell'Università Magna Grecia ha celebrato i suoi diplomati per l'anno accademico 2021-2022. Lo ha fatto organizzando il primo Graduation Day. È stato un evento cerimonia inedito per il capoluogo, ha spiegato il direttore della scuola di alta formazione, Stefano Alcaro, un modo per far sentire forte la presenza dell'UMG nel centro della città e consolidare il servizio formativo offerto che conta 17 master di primo livello, 13 master di secondo livello, 8 corsi di perfezionamento e 4 di aggiornamento. I componenti della scuola di alta formazione e i direttori di ciascun corso sono intervenuti nella cerimonia e hanno consegnato ai 70 corsisti l'attestato riguardante il loro percorso di formazione. Un momento da ricordare sia per i partecipanti che per la città, al quale ha preso parte anche il rettore dell'UMG, Giovan Battista De Sarro. Certo, ci tenevamo tanto perché è un modo di vivere la formazione post-universitaria, io ho detto in modo anglosassone, il mio collega Alcara ha detto americano, no, è anglosassone, perché al di là della laurea a cui ci teniamo tutti, il potersi perfezionare e poter mantenere un perfezionamento di breve periodo, perché vai tra 6 mesi e 12 mesi, per aggiornamenti vari nelle varie discipline, una cosa veramente utile. Utile per chi ci partecipa, ma utile anche per far conoscere il territorio. In queste operazioni di master e di corsi di perfezionamento, non sono tutti catanzaresi, sono tutti del territorio, vengono anche dai territori vicini. Se pensiamo ai corsi organizzati dal professor Rocco Reina sul direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore generale, li abbiamo avuti da tutta l'Italia meridionale e alcuni sono rimasti qui perché alcuni che hanno partecipato al corso poi sono diventati commissari, direttori amministrativi, direttori generali, il che vuol dire che hanno apprezzato questo territorio perché sennò se ne tornavano a casa loro volentieri.